tornato Cucine da Incubo. No, ma veramente? Sono sul lago di Bolsena. Bello. Dove sicuramente in buon cibo non manca. È vero. A parte nel ristorante in cui sto andando. Ma come a parte? Onassis Village. Come si chiama? Onassis Village. Ma perché si chiama? Perché? Cerco di seguire, insomma, le sue orme. Ma di chi? In che senso? Reinventarmi continuamente. Forse perché ho delle belle idee. Ah sì? Bello. Bella questa punta in basso, eh? Cosa ci fai? Questo c'è da prendere i clienti a casa. Vabbè. Quanto lo fai pagare questo servizio? Compreso con la cena. Vabbè, questa è una bella idea, ad esempio. Bravo, no? Onassis. Quale idea ancora c'avevi? Tipo, c'ho la zattera galleggiante. Ah, sì? Da mangiare in mezzo al lago. Bello. Poi la cameriera che entra in acqua si è stufata. Ma come? Cioè, la cameriera dove andare in acqua? Ci vai tu. E quindi niente, non peccato, c'è più la zattera. Era una bella idea. Menù impegnativo. Menù bello grosso. Bastante. Sì. Sara! Cosa c'è da mangiare? Vediamo un po'. Cosa arriva? Con qui il raviolo. Oh. Raviolo. Ma non sembrerebbe. Torno subito. Lui chiama spesso. Eccomi. Sì, ma non si urla così in cucina, eh? Lui si fa segno della croce. È normale, eh? A me piace condire la roba. Si vede. Questo è salmone, eh? Sì. Salmone? Bianco. Bianco? Ma come? È un salmone spallidito. È salmone. Spallidito. È che non è salmone. Ci ha provato, ma è andata male. Grazie, caro. Il vino Onassis Sei Strade, che cos'è? Che cos'è? Il vino è... Che cos'è il suo divino? Il vino è tanta roba. È tanta roba, Giorgio, è tanta roba. Che piatto sarà? È tanta roba. Vediamo cosa Guarda arriva. Guarda quanta roba è. Oddio! Cos'è? Ma cos'è? Ma per chi è? Ma come si fa a Per mangiare? Una tribù? Per quante persone? Come una? Ti rendi conto quando esce un panino di quella portata dal tuo locale? Cioè, se giri una guardia davanti ai sassi, no? Ma grazie, sì, ma non per mangiare, esatto. Perché arrivano i clienti, ragazza, però, 5, ma c'è sta un problema. Aspettando mezz'ora, eh? Stanno aspettando da mezz'ora. Fuori. Mezz'ora. Se si sta a casa, c'è fretta. Ma come? Vabbè, ma magari. Quattro cose diverse che poi in cucina aspettate. Perché per fare un risotto ci vuole un quarto d'ora. Perché lui fa un piatto alla volta. Certo. Non li fa insieme. Ma se ne chiedono due, ne fa uno alla volta. Il tavolo 7, chi aveva risotto ha finito. Il resto aspettano. Aspettano ancora. Non c'è più lento, aspettava l'arte. Ma come più lento? Cioè, hanno mangiato troppo veloce. Fino alle vongole? Un pessimo prima. Beh, bene. Ma non si fa c'è così. C'è rispetto verso i clienti. Per favore. Scaloppine. Scaloppine. Non scaloppine. No, scaloppine. In casa mia sono sga. Vabbè, mica tanto. Perché saranno diverse, forse. Mi serve la tagliata dell'uno. Mi serve la tagliata dell'uno. Non ascolta. Ma di tua, no? Ma come? Ma il cliente non fa fatto aspettare. Mandale via. Arrivederci. Ma come? Mandale via. Tavolo uno, tavolo uno. E rotti con il tavolo uno. Ma no. Ma no. Mattina io quando mi alzo davanti allo specchio, allo specchio, che cosa? No, ho fatto un bel lavoro. Si vede quei clienti che se ne vanno. Stanno andando via tutti. Com'è andata? Che figura di merda. Beh, bene, no? Tante belle idee.